Eccoci qui, tornati in diretta. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Comunanza perché abbiamo Tommaso Annibali. Buongiorno Buongiorno. Tommaso, consigliere comunale e con delega alla comunicazione, quindi qui giochi in casa. No, Più o meno. è la prima Sì, volta sì, in sì. radio. È la prima volta in Ah, radio, sì. vabbè, comunque già ti sei ambientato, quindi. Abbastanza. Allora, parliamo un po' delle tante iniziative in programma, perché adesso d'estate, diciamo che è meta, ce ne sono tanti turisti, è bello farsi una bella passeggiata, no? Per le vie del paese, eccetera, eccetera. Adesso però si rinnova fra poco un appuntamento la prossima settimana che va avanti da 47 anni, quindi 47 edizioni, 47 47 edizioni, edizioni, diciamo, sì. per essere più esatti. Di cosa si tratta? È la famosissima fiera degli uccelli, chiamata da tutti quanti i cittadini Fiera degli Uccelli, 47esima mostra ornitologica alla cronaca, e sono sì 47 anni che questa edizione va avanti. Iniziata come mostra ornitologica, quindi nella parte centrale, clou del paese, nel Viale Dante, ci sono delle bancarelle dove si espongono vari tipi di animali, soprattutto di uccelli. Negli anni questa fiera si è evoluta e non solo il Viale Dante viene occupato, ma praticamente tutto il paese viene invaso da queste bancarelle che ad oggi comunque sia hanno un'offerta ampissima, quindi non Sì. solo una mostra ornitologica, quindi non solo animali, ma diciamo Una tutto, fiera un una po'. fiera un po' più allargata. E, diciamo 47esimo anno e il primo anno invece quest'anno abbiamo una novità che è aspettando la fiera naturalmente è il 5, è ogni prima domenica di ottobre, tutti gli anni sempre la stessa cadenza. La novità di quest'anno è il sabato, aspettando Allora, la fiera. diciamo che già la fiera di per sé, in questo caso il 5 ottobre, è un evento che al di là dei, tra virgolette, addetti ai lavori o di chi vuole proprio, è un evento per i bambini e per le famiglie, Sì, no? è un evento. Sono tantissime e per i bambini è È uno uno mega spettacolo. spettacolo a Sì. cielo aperto. Da qui è nata anche su in quest'ottica, credo, quella novità di quest'anno. Esatto, perché comunque sia, come dicevi tu, la fiera accoglie più di 20.000 persone e sono soprattutto le famiglie quelle che vengono. Ogni cittadino comunanzese, da quanto ricordi io, anche se è successo anche a casa mia, succede tutti gli anni, noi invitiamo a casa tutti amici e parenti, bambini, le famiglie si allargano a dismisura. Io a casa avrò 20-30 persone a cena, a pranzo, sabato e domenica. Lavora grosso. Quindi ti dico che per questo ha un effetto moltiplicatore la fiera. Su quest'ottica abbiamo pensato al sabato perché il sabato pomeriggio già cresce la suspense della domenica e abbiamo pensato di fare un programma ad hoc, pensato proprio alle famiglie, partendo dalla mostra per esempio dei rapaci che verrà fatta sabato pomeriggio lì in Piazza Garibaldi dove in collaborazione con il signor Olivieri porterà delle aquile, dei rapaci proprio vivi, dove i bambini possono accarezzarli, farsi Quindi delle foto, interagire, no? interagire Scoprire anche, anche sì, questi. con questi animali che naturalmente non sono animali domestici che uno può vedere tutti quanti i giorni. Quindi, ripeto, c'è un'aquila reale, sicuro, il gufo, degli avvoltoi, i falchi, Ci sarà la quindi fila di bambini, immagino, ma forse sì. anche di adulti, sai, Che secondo me. dopo, alla fine, abbiamo un'offerta per tutti, perché se i bambini stanno lì, a fianco abbiamo pensato anche all'adulto, soprattutto a quelle persone interessate alla natura. Quindi abbiamo allestito un habitat naturale, per, la mostra micologica. Dove praticamente chi interverrà potrà vedere come nascono, come vivono, diciamo, i tartufi, i funghi e ci sarà un naturalista che poi spiegherà anche un pochettino tutta la storia naturale, diciamo che è questo sarà un habitat ricostruito naturalmente all'interno di una sala che però noi fortunatamente viviamo tutto l'anno vicino a Beh, Comunanza, quindi avete. l'input è proprio quello di far vedere da vicino gli animali,
magari anche i funghi, i tartufi, perché il turista, se viene durante l'anno dalle nostre parti, nella zona di comunanza dei Sibillini, potrà naturalmente viverlo anche non in situazioni artificiali ma dal vivo, ecco. Beh, anche perché il bello e la grande forza, appunto, oltre che alla bellezza del centro storico, no? Quindi l'arte e l'architettura, anche l'aspetto naturalistico che contraddistingue proprio questo. Il bello di Comunanza è che è un comune proprio che unisce in sé, da una parte l'aspetto umano, quindi il centro storico, e dall'altra la montagna, la, no? Montagna. Il fascino della montagna con tutti quelli che sono i suoi prodotti, insomma, si mangia anche. Che bene. Si mangia benissimo. No, esatto. Beh, anzi, ti devo dire una cosa che è una, diciamo, una particolarità della Fiera degli Uccelli. Sono 47 anni che ogni famiglia, di anno dopo anno, si tramanda per tradizione il famoso piatto dei fagioli con le cotiche. Ah. Praticamente, come ti dicevo prima, se io invito la famiglia, gli amici, i parenti vengono a Comunanza un po' per la fiera, ma soprattutto per i fagioli. Cioè, sicuramente mia madre ne starà preparando. Sì, quindi già è il lavoro, perché no, siamo è il lavoro già la prossima settimana. Ieri ha fatto i fagioli con le codiche e per i bambini stava preparando delle lasagne, i vinci sgrassi. Sì. Un po' pesanti per i bambini, un po' presto. I fagioli, sì. Però questa è una tradizione che noi veramente ci rimandiamo di anno dopo anno, di papà. Ma c'è anche, fate gare tra famiglie, chi li fa meglio? Si potrebbe pensare. Chi fa meglio, io credo che comunque sia, in ogni famiglia siano eccezionali. Qui la gara penso che sia chi ne fa di più. Di più, una cosa di resistenza, chi riesce a mangiarne di più. Man versus food. Benissimo. Senti, poi comunque vedo che il programma è ancora ricco, ci sono tante altre cose. È tantissimo, no? Siamo andati sul cibo, quindi non posso non dire che naturalmente nella Piazza Garibaldi allestiremo il mercatino delle tipicità, dove naturalmente ci sono delle bancarelle con i prodotti tipici, quindi ci sono delle piccole degustazioni e anche la vendita di quelle che sono le tipicità del territorio, le primizie autunnali, comunque sia quelle castagne. Si trovano già, dici un po'. Sì e no, sì e no. La castagna sta avendo qualche problemino dal punto di vista naturalistico, anche per quel piccolo insetto. Che è un insetto. Comunque so che i nostri agricoltori e chi va a cogliere le castagne comunque si sta molto impegnato per mantenere i castagneti cioè. sì, puliti, e comunque sia per avere una raccolta ampia per l'inverno. Poi vedo che c'è anche, io sbircio qui dal programma, vabbè, lo spazio per i giochi, no? E poi cos'è questo scambio usato, mercatino, quindi non solo, diciamo, i soldi, ma anche di scambio. Anche di scambio, e soprattutto pensiamo alla famiglia a tutto tondo, la famiglia compresa dai bambini, comunque sia al cibo, per dare più spinta alle tipicità del territorio, ma anche al lavoro. Quindi il mercato di per sé avrà uno spazio con l'esposizione dei macchinari e anche delle attrezzature agricole e di scambio tra attrezzature, diciamo, per la manutenzione. La cosa interessante è che al centro avremo anche uno spazio per l'artigianato creativo, quindi ci saranno la presentazione di manufatti di alcuni artisti del territorio che mostrano anche le loro opere, per la maggior parte di volte hobbisti, ma anche dei giovani ragazzi che si stanno magari inventando qualcosina e che approfittano per farsi conoscere sulla startup creativa, su un artigianato, diciamo, più che altro creativo. Bello, quindi di fatto mano a mano questa manifestazione si ingrandisce sempre di più, ora anche andando a occupare il giorno precedente, esatto. No? Questa anteprima, e chissà se per il futuro potrà ampliarsi ancora. Sicuramente i presupposti ci sono tutti, io me lo auguro, e abbiamo anche pensato di accogliere non solo dal punto di vista di attività la famiglia, ma di promuovere anche le attività ricettive, e quindi abbiamo fatto una promozione insieme a tutti i bed and breakfast, gli agriturismi del territorio,
con una promozione del 30% sulla notte e colazione tra il 4 e il 5, quindi tutti i turisti, faccio l'appello, chi volesse fare un salto a Comunanza ha questa possibilità con uno sconto. Senti, ma poi li inviti anche a casa tua a mangiare i fagioli? Ma le case sono tutte aperte. un posto in meno non cambia. Senti, la fiera questa qui diciamo che arriva un po' al termine, ma non al termine perché comunque già apre la stagione autunnale. Sì, esatto. Parlando invece di quella estiva, come è andata? Sappiamo che quest'estate comunque il tempo da una parte è stato non positivo per soprattutto la costa, la spiaggia, creando tanti problemi, mentre per i comuni storici, quindi musei, ma anche per i comuni dell'entroterra, tanta gente è andata a visitarli. Come è andata a Comunanza? Comunanza è andata molto bene. Noi stiamo rilanciando un po' il ruolo di Comunanza come centralità, diciamo, dei Sibillini, e quindi anche dal punto di vista degli eventi è andata piuttosto bene, perché siamo riusciti, da quando siamo entrati in amministrazione, comunque a fare un calendario abbastanza pieno di iniziative. Abbiamo la fortuna di avere una storia di 7 anni di una manifestazione, si chiama Matsumaya, che parte la seconda settimana di luglio e è per 3 giorni, e quindi già lì siamo partiti benissimo, perché è una manifestazione conosciuta in tutto il territorio. Abbiamo proposto una seconda manifestazione un po' più incentrata sull'enogastronomia, dal nome Maisazi. Quindi andiamo sempre sul cibo. Maisazi quest'anno era una manifestazione incentrata su carne e birra, perché abbiamo il birrificio artigianale lì a Comunanza, quindi abbiamo fatto questo connubio di carne e birra e proposto due cucine, una cucina più per diciamo sul viale, no? Con uno stand dove si mangiava al chilo. Quindi un tot al chilo. Impegnativa. Penso dovremmo aprire un'azienda di bilancio. Diciamo qualche giovane imprenditore che vuole aprire questa avventura. Poi la seconda cucina era invece uno show cooking per i tre chef del posto, che ogni sera hanno proposto comunque sia un menù a base di carne e birra, che naturalmente adesso nell'inverno e nell'autunno potranno anche riproporre nei loro ristoranti. Quindi il bello, credo che è l'ottica con cui vi state muovendo, anche questa continuità di appuntamenti per tutto l'anno. Sì, no? L'obiettivo sarà quello nei prossimi anni di fare un programma non estivo, ma fare un programma annuale. Noi abbiamo la fortuna di stare a pochi chilometri, cioè a pochi minuti di macchina, perché i chilometri magari sono parecchi, però con 20 minuti siamo a Fermo, 20 minuti ad Ascoli, 20 minuti al mare, più o meno la centralità è anche questa. Fortunatamente abbiamo anche una strada che adesso ci permette un collegamento più agevole. Verso Ascoli è stata riaperta la galleria, verso il mare lo stesso è stata proprio adesso sono state aperte due nuove gallerie, quindi anche la viabilità si sta un pochettino muovendo. Il programma, ti dicevo, vorremmo farlo annuale, perché non vivendo come il mare di stagionalità, vorremmo appunto proporre al turista o anche agli stessi abitanti delle Marche di far conoscere il nostro territorio per tutto quello che può proporre. In ogni stagione dell'anno praticamente, perché d'inverno c'è la montagna, quindi è un ulteriore valore aggiunto. D'estate idem, c'è la montagna e ulteriore valore, e poi appunto ci sono questi appuntamenti più vivibile d'estate piuttosto che d'inverno. Esatto. D'inverno magari però si possono vedere dei paesaggi innevati molto più belli. È uno spettacolo, io ci sono capitato diverse volte, è uno spettacolo vedere. È bellissimo vivere poi dei momenti anche in famiglia o lo stesso dentro i ristoranti o gli agriturismi con il camino acceso.
Beh, anche il fatto stesso della concezione del centro storico come luogo racchiuso, no, d'inverno, più protetto anche dal freddo, dalle intemperie, mentre d'estate c'è questa apertura a tutto il territorio, alla natura, quindi è bello anche questa doppia veste, cioè non è mai la stessa, cambia volto il paese in base alle stagioni. E credo che questo avete saputo cogliere anche questo aspetto e state lavorando proprio per valorizzarlo ancora di più. Sì, Con le manifestazioni, con le iniziative. altra iniziativa che volevo sottolinearti era l'iniziativa che abbiamo chiamato Camminando. Siamo partiti con un gruppo di 20-30 persone, sempre con un naturalista che ci ha fatto delle camminate proprio nei sentieri del territorio adiacente a Comunanza di 8 chilometri, quindi sono delle camminate che dal bambino fino all'anziano possono fare tutti, però è bello vedere e conoscere il proprio territorio. Questa sarà una di quelle iniziative che noi vorremmo poi proporre all'interno di tutte e quattro le stagioni, soprattutto in vista della primavera con la rifioritura e Anche quant'altro. lì da non perdere. Allora, lo ricordiamo, prendete carta e penna all'agenda, aprite l'agenda, prossimo fine settimana c'è anche il 30% di sconto, quindi tanto vale venire a dormire lì È a chiaro. Comunanza, anche se alla fine sono 20 minuti, però si risparmia la benzina, si dorme un po' di Si più. dorme un po' di più. E la 47ª Settesima edizione. fiera degli uccelli a Comunanza, a partire dal sabato aspettando la fiera con tutte le iniziative per le famiglie, e la domenica l'appuntamento ormai Da non da non perdere. Un perdere consiglio: proprio. andate a stomaco vuoto. Certo, lo riempiamo No, subito. almeno andate affamati che avete l'imbarazzo della scelta. C'è anche lo spazio dedicato al mercatino dei prodotti tipici, Certo. quindi tornerete a casa con la scorta per tutta la settimana di Ok. prodotti sani. Poi ve lo facciamo provare man mano, poco alla volta, perché dovreste tornare poi. Ah certo, non tutto, non tutto. Vabbè, allora Tommaso, io ti ringrazio. Poi ovviamente Grazie teneteci aggiornati, a voi. salutiamo Come anche no? sindaco e vice sindaco che sono in giro per impegni istituzionali, però insomma hanno inviato un giovane delegato che No, ben... per questo li ringrazio Bene, bene. infinitamente. E teneteci aggiornati su quelle che saranno le altre iniziative e siamo qua, insomma, poi Ok, ci vedremo. Portaci un grazie a piattino di voi. Grazie fagioli così li proviamo. a Qua c'è la voi. nostra Mary che se ne intende. In diretta dallo studio blu di Radio Fermo 1, Sabato Live. I personaggi del momento tra cultura, attualità e politica.